Progetti finanziati e realizzati dalla Regione Umbria in Palestina, costi per l'amministrazione regionale, durata e trasparenza in merito a nomine, rimborsi e privilegi concessi al capo progetto. Prego, consigliera Carbonari. Grazie Presidente. Dunque ritorno ancora una volta ad occuparmi di questi progetti all'estero, in questo caso ancora in Palestina. Allora, già da tempo fa avevo chiesto informazioni sulla Camera Arbitrale Palestinese che era costata a carico complessivamente 1.200.000, di cui 300.000 euro circa della Regione Umbria e 900 dello Stato italiano. Allora, di questi 300.000 euro circa sarebbero stati il compenso per il capo progetto, che era il signor Moreno Caporalini della nostra regione. Considerato però che noi abbiamo fatto questa interrogazione, ci avevate risposto che il progetto, che si chiamava PIAC, era terminato. Ora ci sembra appunto che abbiamo verificato una deliberazione della giunta regionale con cui c'era una delegazione che era andata a visitare il progetto, una delegazione bella sostanziosa, questo progetto in Palestina. Ci accorgiamo però da una ricerca successiva, qui era maggio 2016, a giugno 2016 ci accorgiamo di un altro progetto, sempre in Palestina, che si chiama PPS. Progetto attività formative e supporto tecnico alla municipalità palestinesi e nella contrattualistica Public-Private Partnership, che dovrebbe costare, se non erro, 100.000 euro a carico della nostra regione per un progetto complessivo di 500.000 euro. 4-5 mesi dopo un'altra deliberazione della giunta regionale, un altro progetto PPS, PIAC 2 e PIAC più o meno, e realizzazione del sistema per la gestione elettronica dell'attività di arbitrato e di uno sportello multiservizi per l'assistenza tecnica degli operatori del sistema economico locale in Palestina. Quindi un altro progetto, anche qui altri 100.000 euro più o meno a carico della regione, poi c'è sempre la parte del ministero. Quindi complessivamente, in sostanza, c'è stato un progetto iniziale che ci aveva detto che era finito, in realtà sono stati portati avanti nell'arco di un anno, dell'anno 2016, attivati altri due nuovi progetti. Sostanzialmente quello che noi vogliamo sapere è quanti progetti cofinanziati dalla Regione Umbria in Palestina sono stati realizzati a partire dall'anno 2016, chiarendo il costo complessivo diretto e indiretto di ciascuno, perché ci sono state varie missioni all'estero con diverso personale della regione, personale dell'ADISU, eccetera, per l'amministrazione quindi regionale, ma anche qualunque altro ente partecipato, e quando effettivamente si concluderanno, specificando se e quale compito svolge il signor Moreno Caporalini in ciascuna di esse e con quale compenso. Grazie. Prego, assessore Paparelli. Sì, grazie Presidente. Nel 2016, con delibera di giunta regionale 704 del 7 giugno, la giunta regionale ha adottato la manifestazione di interesse al progetto che veniva citato, PPS Capacity Building, attività formative e di supporto tecnico alle municipalità palestinesi nella contrattualistica Public-Private Partnership, nell'ambito del programma di sostegno alle municipalità palestinesi. L'obiettivo del progetto è quello di sostenere il Ministero dei Governi Locali palestinesi attraverso corsi di formazione e attività seminariali nell'ambito di quelle che sono le competenze costituzionali delle regioni. Sono stati organizzati due corsi di formazione di primo livello, ciascuno rivolto a 10 tecnici selezionati che operano nelle municipalità palestinesi. I corsi affrontano tematiche quali le procedure concorsuali, la contrattualistica, prevedendo un seminario sugli stessi argomenti, aperto alla partecipazione degli amministratori locali, tecnici e arbitri, attività finalizzate ad aumentare le competenze interne alla municipalità nel campo della finanza di progetto. L'obiettivo generale del progetto è quello di contribuire a elevare gli standard di qualità delle iniziative di PPS e di avviare un programma finalizzata alla creazione di esperti locali in grado di rispondere in autonomia alle problematiche
relative e correlate e svolgere attività di formazione permanente. Il progetto prevede 2 corsi di formazione professionale di primo livello volti alla formazione di 20 tecnici municipali e ministeriali, la realizzazione di un seminario e di un programma di assistenza tecnica per i 3 programmi di partenariato pubblico-privato in fase di elaborazione o in corso nelle municipalità indicate dal MOLG. Il costo totale del progetto è di 100.000 euro. La Regione concorre con 20.000 euro in kind valorizzato. Non è previsto alcun contributo finanziario in cash da parte della Regione, ma solo un cofinanziamento regionale valorizzato al 20% del costo totale. Sono ammesse le spese relative al personale, quindi a questo 20% si può contribuire anche con il peso di personale. Il coordinatore del progetto è il Ministero dei Governi Locali Palestinesi, Dipartimento dello Sviluppo Locale. Il contributo a carico della Regione è stato rappresentato dalla valorizzazione del personale della Regione stessa, inviato in missione in Palestina, per tenere quali docenti i corsi sopra menzionati e previsti dal progetto stesso. Quindi il cofinanziamento si è esplicitato in questi termini. Il seminario finale, nonché incontri con rappresentanti del programma in questione dell'Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo, sede di Gerusalemme, ed incontri istituzionali con rappresentanti delle autorità e delle municipalità palestinesi. In questo, per rispondere all'interrogazione, la Presidente Marini ha effettuato una missione dal 30 maggio al 3 giugno per una spesa totale di 1.451 euro. Carla Piatti, della Cooperazione Internazionale della Regione, lo stesso periodo spesa 1.290 euro. Ilenia Filippetti, 1.192 euro. La funzionaria del GISA Maggiotti, in 2 missioni, una da 1.200 e una da 1.175 euro. E Anna Scani, una missione di 987 euro, per un totale di 7.297,86 euro. Dalle attività alle quali si è partecipato e dalle riunioni e incontri all'ADRE è emersa una valutazione particolarmente positiva da parte delle autorità palestinesi e delle associazioni che organizzano i principali soggetti professionali ed economici in Palestina riguardo a quanto realizzato da questo partenariato con la Regione Umbria. Il progetto si è concluso con uno stage dei dirigenti palestinesi in Umbria dal 26 al 31 luglio presso gli uffici della Regione. Analoga valutazione si è avuta dal Console Generale d'Italia e degli altri componenti della rappresentanza diplomatica italiana a Gerusalemme. Comune è risultato anche l'interesse circa la possibilità che le nostre relazioni di cooperazione e partenariato possano continuare e consolidarsi. Da registrare in particolare questo apprezzamento e interesse da parte del governo palestinese, registrato nel corso del colloquio con il Ministro dei Governi Locali Hussein Al-Arai, e sviluppare ulteriormente l'attività in corso, interesse e disponibilità che si sono riscontrate nel colloquio col Console Generale d'Italia a Gerusalemme Fabio Sokolovic e l'addetta commerciale Eleonora Iacorossi. Particolarmente cordiale è stato l'incontro con padre Ibrahim, che ha segnalato la sua preoccupazione circa il futuro delle attività connesse al lavoro della Scuola di Lingua Italiana presso la Fondazione Giovanni Paolo II e quella riguardante il sostegno agli studenti palestinesi che vengono ospitati a Perugia. In sostanza risulta chiaro che esistono premesse e condizioni di contesto necessarie probabilmente per programmare una ulteriore fase di presenza e di attività a partire dal consolidamento dei risultati, ma sulla cose sulle quali non è stata ad oggi assunta alcuna decisione. Intendo infine precisare che la presenza nel progetto del dottor Moreno Caporalini e il ruolo che ha avuto è stato su incarico delle autorità palestinesi e non della Regione dell'Umbria. L'assessore ha risposto ad alcune cose, ma io non sono riuscita a capire, quindi è incaricato dalle autorità palestinesi, ma mi sembra che, anzi sono sicura che nella mia domanda c'era anche scritto di conoscere quant'era il compenso del signor Moreno Caporalini. Dalla sua risposta appunto mi sembra di aver capito che noi abbiamo interrotto il nostro progetto, quindi la Regione Umbria non eroga più progetti e non paga più questa persona per le attività che sta svolgendo in Palestina. Giusto, questa è la sua risposta, no? Non sono più spese a carico della Regione Umbria o del progetto? Non ho capito.
Va bene, allora evidentemente la mia domanda è stata dribblata bene, io volevo capire e ho delle perplessità chiaramente sul fatto che si intervenga su progetti, per carità, forse anche condivisibili, ma lontani da noi, quando molte delle nostre imprese vivono delle difficoltà notevoli. E allora già era stranissima l'aver costituito una camera arbitrale in Palestina quando forse non esiste una sola impresa umbra, una che dico una, che abbia rapporti con la Palestina, eppure noi ci abbiamo investito un bel po' di soldi e anche il Ministero. Evidentemente è stata dribblata, io penso che quantomeno sia non tanto condivisibile investire ancora un solo euro per progetti esotici prima di investire nelle imprese che operano nel nostro territorio. Grazie. Bene, andiamo avanti e passiamo all'oggetto 147, si tratta di un'interrogazione per l'assessore Chianella presentato dal vicepresidente Mancini. Eventuale esistenza di un progetto predisposto da ANAS per il completamento della strada di grande comunicazione 78, tempi di realizzazione e data esecuzione dei lavori. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Mancini. Grazie Presidente. Al centro ancora una volta il tema dei trasporti e delle infrastrutture. La faccio molto breve. Parliamo di E78, un'opera che per quanto riguarda una parte importante dell'Umbria non vede la fine. Voglio recitare testualmente le parole dette dal sottosegretario viceministro Riccardo Nencini in una affollata assemblea comunale di Città di Castello, a cui si era unito anche ovviamente i rappresentanti del comune di San Giustino. Dice: lo sviluppo economico e turistico del centro Italia passa dallo sviluppo delle infrastrutture. La realizzazione della Fano Grosseto rimane una priorità del governo. Con essa bisogna che i territori siano sottoposti a interventi di miglioramento infrastrutturale, soprattutto nell'Alto Tevere, e si mette in campo sia l'adeguamento del tratto umbro delle Due Mari che dell'FCU e così via. Questo il viceministro delle infrastrutture Riccardo Nencini, che oggi, se non sbaglio, è eletto al Senato. In sostanza, assessore, come lei è intervenuto in altri dibattiti pubblici, o come anche ha fatto più volte nel nostro territorio, e avrà ben compreso l'importanza di questo progetto. Quindi chiaramente non ho nulla da eccepire per quanto riguarda ovviamente la sua recente attività politica, però a un certo punto, siccome si stanno susseguendo notizie sia in campagna elettorale ma soprattutto anche prima della campagna elettorale, quindi le chiedo una volta per tutte se lei ha potuto visionare questo benedetto progetto, qual è oggi lo stato di avanzamento della società che dovrebbe poi prendere in capo tutte le competenze, quindi ragguagliarci in modo esaustivo a oggi 17 aprile 2018 su quello che è per noi, come lei avrà sicuramente potuto vedere, per noi umbri in generale, l'ultima opera necessaria per rappresentare quel collegamento tra il Mar Tirreno e il Mar Adriatico, tra l'altro completando opere che nel tratto toscano sono state ovviamente ben avanzate, che ancora rimangono da definire nel tratto tra l'altro più debole, più corto e meno impegnativo dal punto di vista finanziario, che è il tratto che riguarda la regione Umbria, quindi in sintesi il tratto della frazione di Leville fino alla galleria della Guinza con il suo completamento, per poi proseguire nel tratto pressoché ultimato delle Marche. Grazie. Grazie Presidente. Questa questione è stata, diciamo così, all'attenzione del Consiglio regionale più volte, quindi siamo entrati nel merito più volte rispetto a ciò che è accaduto. Il merito, se del caso dell'onorevole Nencini, del senatore Nencini, è quello di aver e del ministro Delrio, è quello di aver riaperto la possibilità e la fattibilità della E78.
un collegamento stradale di grande comunicazione, appunto Fano-Grosseto, di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e sociale della regione Marche, Toscana e Umbria, che rientra nell'ambito delle opere di preminente interesse nazionale ed è in corso di realizzazione parziale da parte di ANAS per singoli lotti. Noi avevamo originariamente l'ipotesi del project financing, che poi fu abbandonato, e quindi diciamo che il ministero del MIT e quindi il viceministro attuale senatore Nencini di fatto hanno rilanciato l'ipotesi appunto della E78, e vediamo che cosa sta accadendo. Il completamento dell'intervento, è necessario dirlo, consentirà altresì rilevanti benefici per la logistica, rappresentando una vera e propria spina dorsale per il sistema dei porti Livorno, Civitavecchia e Ancona, Ravenna dall'altra parte sull'Adriatico, degli interporti nell'ambito della realizzazione delle trasversali. La posizione centrale strategica all'interno dell'area del Mediterraneo, inoltre, pone questo tracciato quale ponte infrastrutturale tra la penisola iberica e il versante balcanico, vero e proprio nodo strategico per lo sviluppo delle reti europee di trasporto e logistica. Le regioni Marche, Umbria e Toscana hanno svolto e stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel riportare all'attenzione nazionale la necessità di completare l'intera tratta della E78 e nel verificare insieme al MIT, all'ANAS e alle altre istituzioni territoriali, ovviamente comuni, le condizioni di fattibilità del progetto in un momento congiunturale sfavorevole, caratterizzato anche da strettissimi vincoli di bilancio a livello nazionale e comunitario. Si è partiti sostanzialmente dal versante Marche, dove sono in corso di svolgimento da parte di ANAS attività di progettazione per l'apertura al traffico di un tratto funzionale del grande collegamento viario ricadente appunto nel territorio, in questo caso umbro-marchigiano, avente inizio in prossimità della E45 in località Selcilama fino al comune di Urbania nella provincia di Pesaro Urbino. In particolare, a partire dal lato umbro, è in corso di redazione il progetto di fattibilità tecnica ed economica del tratto della nuova infrastruttura, compreso tra lo svincolo Selcilama e l'imbocco sud della galleria della Guinza in località Parnacciano, cosiddetto lotto 1, sulla base dello studio di fattibilità redatto nell'arco dell'anno 2017, quindi studio di fattibilità, per un importo finanziato pari a 100 milioni di euro. Per il lotto successivo, da Parnacciano fino al comune di Mercatello sul Metauro, che comprende i lotti 2 e 3, in corso di redazione il progetto esecutivo volto a individuare gli interventi di completamento delle opere parzialmente realizzate, necessarie a consentire l'apertura al transito della galleria La Guinza e il relativo collegamento con la viabilità esistente. Tale intervento risulta finanziato per un importo complessivo pari a 59,31 milioni di euro. I successivi lotti sono costituiti dalla variante di Mercatello sul Metauro, lotto 4, e della variante di Urbania, per i quali è in corso lo sviluppo dei relativi due progetti di fattibilità tecnica ed economica. Entrambi gli interventi risultano finanziati per un importi rispettivamente pari a 39,54 milioni di euro e 114 milioni di euro. Quindi noi abbiamo sul versante Marche dei finanziamenti già appostati per circa 300 milioni di euro, che è la somma appunto dei 100 milioni più 59 più 39,54 più 114, quindi circa 300 milioni di euro. In alcuni casi, per alcuni lotti, diciamo, si sta lavorando alla progettazione esecutiva, in altri lotti si sta lavorando al progetto di fattibilità tecnica economica, quindi diciamo che è una fase prima ancora della progettazione esecutiva. Per quanto riguarda i tempi che lei chiede rispetto a questa questione, ovviamente alcuni lotti avranno dei tempi più corti, per esempio il lotto 2-3 che riguarda appunto la redazione del progetto, che è in corso la redazione del progetto esecutivo, che da Parnacciano arriva al comune di Mercatello sul Metauro e riguarda appunto la galleria della Guinza, sarà più veloce e presumibilmente, da notizie che abbiamo assunto presso ANAS, forse entro la fine del 2018 si arriverà al bando di gara. Poi realizzato il bando di gara, ovviamente la realizzazione. Complessivamente per tutti i lotti, diciamo che ANAS stima un tempo tra la progettazione di fattibilità, la progettazione esecutiva e la realizzazione intorno ai 4-5 anni per quanto riguarda il versante marchigiano. Più complicato è il versante toscano, perché sul versante toscano
mentre alcune tratte sono già state realizzate, tipo la Grosseto-Siena, i problemi più grandi sono per quanto riguarda i nodi di Siena e i nodi di Arezzo, che appunto sono nodi che necessitano per bypassare appunto queste città che sono grandi città e che comportano uno studio molto più articolato. I tempi su questo non saprei darle in questo momento, però complessivamente è questo. Noi ci stiamo concentrando adesso sul versante marchigiano, ovviamente stiamo in stretto contatto con ANAS e con ovviamente gli enti territoriali per quanto ci riguarda, i comuni interessati, per la redazione appunto del progetto tecnico di fattibilità e poi successivamente per il progetto esecutivo. Quindi ci sono risorse già postate e ci sono in corso progettazioni, diciamo così, in corso sia esecutive che di tecniche di fattibilità. Quindi questo è il quadro un po' complessivo della E78. Io dico semplicemente che era un progetto di per sé accantonato e il merito in questo caso del Ministero nel suo complesso è quello di averlo riportato in auge, eliminando l'ipotesi del project financing che prevedeva 3 miliardi e mezzo di investimenti, ovviamente attraverso imprese che si rendevano disponibili, diciamo con l'ipotesi anche di tipo autostrada e quant'altro, mentre invece oggi noi abbiamo un'ipotesi sul versante marchigiano di una strada a 2 corsie, mentre invece sul versante toscano una strada a 4 corsie. Grazie, prego Vicepresidente Mancini. Grazie Assessore, lei non ci crederà, ma glielo dico, lei mi ha soddisfatto con la sua risposta, la ringrazio. Faccio una notazione, chiaramente però che non la investe perché non ne ha in questo caso alcuna responsabilità politica. Diciamo, se ho ben capito, mi corregga e chiedo di farlo anche fuori microfono, che comunque i tempi ragionevoli sono 4-5 anni, quindi ne siamo coscienti. Siamo coscienti che ancora, diciamo, il progetto definitivo, come lei, se ho ben capito, verrà consegnato forse per la gara nella fine del 2018. Sarebbe ecco, mentre invece il tratto, mi perdoni, che poi è evidente che quello lì è determinante per mettere in comunicazione l'A45 con il lato marchigiano, quindi parliamo in sintesi del tratto focale per noi, che è quello delle 45 Selcilama, a 2 corsie con la Galleria della Guinza, che nel lato, diciamo, successivo alla Galleria della Guinza, a un certo punto nella zona di Mercatello dovrebbe diventare a 4 corsie. Questo è più o meno il tema. Ecco, su questo tratto, quindi Selcilama, Mercatello sul Metauro, Urbania, parliamo di un tempo di 4-5 anni e lo stato di progettazione, a sua conoscenza, se ho ben capito, è nella fase preliminare di studio, ma in fase di ultimazione di fattibilità. Quindi studio di fattibilità che ha dato seguito a un progetto di esecuzione, che è quello che poi verrà consegnato per... Ci sono, dal punto finanziario, diciamo, il governo, il sottosegretario Nencini, Del Rio, eccetera, hanno, dal punto di vista finanziario, con ANAS accantonato le risorse che lei prima aveva, diciamo, enucleato. Quindi, sotto questo aspetto, rinnovo i miei ringraziamenti per la puntualità. Le voglio anche dire che politicamente, voglio esprimere ancora una volta, che dare date, come più volte detto in questi consensi pubblici, tipo il 2020 finiremo, ancora una volta non viene ovviamente rispettato, ma come ho detto prima non è un fatto che attiene al suo assessorato, ma a una serie di ritardi che purtroppo hanno appesantito. Di quello ne sono ferocemente arrabbiato, perché come ha detto lo stesso sottosegretario, perdiamo opportunità di lavoro, opportunità di sviluppo per una valle che in questo senso potrebbe dare molto alla comunità dell'Umbria intera. Io, se mi permette l'ultimo intervento, Presidente, Assessore, sarebbe gradito di sua iniziativa che magari nella seconda commissione portasse graficamente quello che oggi è negli studi, nello studio, negli uffici del nostro assessorato, per un dibattito, diciamo, concreto e reale, realistico, perché effettivamente anche per i rappresentanti istituzionali, oggi se ne sono aggiunti altri nel contesto parlamentare,
A questo va chiesto che quel lavoro che adesso è avanti, è stato rimesso in carreggiata e le risorse sono nel cassetto, non si perda l'opportunità o non si perda la spinta energetica. Questo glielo chiedo, è un'occasione che... Sì, no, ma intanto, guardi Assessore, tanto ormai l'aula è rimasta quella che è rimasta, però conta il tema, non ovviamente la presenza di singoli consiglieri, è importante perché noi dobbiamo pretendere nel tavolo governativo, qualunque sia il governo, in virtù anche di nuove risorse parlamentari e anche di nuovi stimoli parlamentari, e non addormentarci, perché non ce lo possiamo più permettere. Grazie. Grazie Vicepresidente. Passiamo all'ultima question time di questa giornata, sempre rivolta all'assessore Chianella, e viene presentata dal consigliere De Vincenzi. Bando per l'acquisto della prima casa, deliberazione della Giunta regionale numero 83 del 1 febbraio 2018, chiarimenti in merito ai criteri di ammissione per le giovani coppie, informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere De Vincenzi. Grazie Presidente, buonasera Assessore. Il 1 febbraio del 2018 la Giunta, come è riportato nell'atto, ha bandito l'erogazione, il bando per l'erogazione dei contributi pubblici finalizzati all'acquisto della prima casa per giovani coppie, famiglie monoparentali e single. Ora, il bando in sé presenta diverse criticità. Innanzitutto, sostanzialmente a bando vengono messe 500.000 euro suddivise per le tre categorie che abbiamo rammentato, ma che sostanzialmente è volto a quantificare un contributo pari al 30% dell'acquisto per la prima casa, e con dei vincoli importanti, ad esempio la superficie per la prima casa non deve essere superiore a 95 metri quadri, quindi se volessimo anche andare un pochino così grossolanamente potrebbero uscire quei 30-35 mila euro per coppia, con il risultato che avremmo soltanto fra le 10 e le 16-18 coppie che potrebbero essere finanziate. L'altro aspetto importante è un'età inferiore ai 40 anni. È vero che si è alzato l'età di formazione delle coppie, però è vero anche che questo diventa un altro elemento importante. Un altro elemento importante di criticità è legato alla agevolazione, comunque in termini di punteggio, per l'acquisto delle case nei centri storici, che pure su questo fronte, se capiamo la necessità di rivitalizzare i centri storici, però dall'altro sappiamo anche che molto spesso questi centri ormai non sono più a dimensione di famiglia per la mancanza di tutta una serie di servizi, soprattutto le abitazioni, essendo molte volte vecchie, non hanno tutti quei servizi, proprio penso all'ascensore, tanto per dirne una, con dei passeggini che rendono meno fruibile queste case. Anche in termini di punteggio, se andiamo a vedere, c'è un limite di punteggio fino a un massimo di 3 punti per i figli, che vuol dire, messo insieme ai 95 metri quadri di limite massimo per accedere, è chiaro che noi andiamo a penalizzare tutte quelle famiglie che vorrebbero fare più figli o hanno più figli di 3. Quindi un altro elemento importante. L'altro elemento che emerge come criticità è questo elemento dell'ISE, cioè un range fra 7.000 e 23.500 euro, ricordando anche che magari ci possono essere famiglie con ISE anche superiore, ma che è legato a figli, a un numero di figli abbondante, oltre quello che potremmo immaginare, ma anche il limite minimo lascia qualche dubbio, qualche perplessità.
Ecco, allora sostanzialmente quello che volevamo sottoporre all'attenzione, quindi chiedere un pochino anche gli intendimenti della Giunta per modificare il bando e reintervenire su questo fronte, in particolare per quanto riguarda i 95 metri quadri utili, l'acquisto non limitarlo ai centri storici e comunque non agevolarlo in termini di punteggio e soprattutto poi i figli a carico. Grazie. Prego, Assessore Chianella. Grazie Presidente, grazie Consigliere Vincenzi. Allora, diciamo che intanto speriamo, vedremo le disponibilità che nel prossimo futuro si possa fare, magari si possa bandire, si possa fare un nuovo bando rispetto a questa questione dei contributi per l'acquisto della prima casa, sia perché probabilmente anche dal numero, per esempio, delle richieste che noi abbiamo ad oggi, sono circa 100 domande, significa che comunque un po' di mercato c'è e che, diciamo, questo bando assolve alle necessità appunto delle famiglie. Quindi direi questo. Dico subito che non possiamo modificare ovviamente il bando in corsa. Potremmo prendere in considerazione alcune sollecitazioni nella prossima programmazione di un prossimo bando. E dico subito, per esempio, che potremmo, sarà mia cura, diciamo, segnalarlo anche agli uffici, modificare questo limite di massimo 3 punti per i figli a carico. Potremmo elevarlo magari a 5, anche perché insomma può essere un'idea sicuramente positiva. Quando parla di ISEE, consigliere, non è l'ISEE, è l'ISEE, quindi è una diciamo modalità diversa di calcolo ovviamente dei redditi, che e quindi quello che lei vede da 7.000 a 23.000 non è come era risultante dalla vecchia ISEE, è assolutamente diverso. Detto questo, possiamo ragionare anche su questo. Ci sono ovviamente dei limiti, perché insomma questo tipo di provvedimenti si fanno nei confronti delle famiglie anche che hanno delle difficoltà ovviamente di carattere economico, che hanno delle condizioni economiche svantaggiate rispetto ad altre. Quando parla di 95 metri quadri, parliamo di 95 metri quadri utili. Anche qui nel corso del tempo diversi bandi che sono stati fatti hanno indicato insomma una superficie equa, quella dei 95 metri quadri utili, perché in genere se andiamo poi sopra le caratteristiche, diciamo così, delle abitazioni rischiano di diventare in alcuni casi anche di lusso dal punto di vista catastale, quindi con però possiamo tra virgolette valutarlo. Da ultimo, l'incentivo dei famosi 10 punti per i centri storici. Diciamo che nella legislazione regionale, nelle norme che si sono susseguite nel corso del tempo, direi almeno per un paio di decenni, c'è stata sempre questa attenzione da parte della Regione dell'Umbria alla rivitalizzazione dei centri storici. Quindi questo criterio che viene messo in questo bando, ma anche in altri bandi, spesso tende ovviamente a utilizzare e a diciamo unità immobiliari nel caso specifico che sono collocate nei centri storici soprattutto delle grandi città, Perugia e Terni, che sono città insomma dove il mercato ovviamente è assolutamente diverso. Quindi diciamo che questa indicazione e questo criterio viene messo esattamente per combattere tra virgolette lo spopolamento dei centri storici e rivitalizzarli nel momento in cui anche giovani coppie acquistino, diciamo così, unità immobiliare all'interno di esse. Direi in generale, consigliere, la ringrazio per le sollecitazioni. Ci sono alcune cose che possiamo, ne potremmo tener conto nella prossima programmazione del prossimo bando, magari avremo modo di confrontarci sia direttamente qua anche in commissione rispetto a queste cose. Grazie. Prego, consigliere De Vincenzi. Sì, io ringrazio l'assessore soprattutto per non solo per le spiegazioni, ma per l'apertura al confronto su questa tematica, perché di fatto ritorna un pochino
anche quello che dicevo prima a proposito dei padri separati, cioè questo tipo di politica. Se mi permette una specificazione, consigliere, sui 95 metri quadri utili è una previsione della legge, quindi rispetto a questo noi dovremmo modificare la legge, però possiamo verificarlo, insomma, è un elemento. Certo. Scusi. No, no, grazie, grazie della precisazione, perché il problema vero è che noi quando andiamo a fare i piani, il piano sanitario, il piano sociale, noi andiamo sempre a cozzare contro un elemento o elementi che si sommano di questo contesto sociale, la denatalità e sostanzialmente l'invecchiamento, per cui tutto il sistema sta implodendo proprio rispetto a questo tema. Allora, se noi qui non interveniamo proprio ad agevolare coppie molto giovani che investono in affettività e anche in natalità e non li mettiamo in condizione magari di potersi sperimentare su questo fronte, è chiaro che noi non rompiamo quel circolo vizioso di fronte al quale siamo. Quindi in questo senso, ecco, queste aperture che ha dimostrato, qui ha riportato, noi le accogliamo con molto piacere, anzi le prendiamo come sollecitazione anche proprio per partecipare attivamente al confronto. Grazie. Bene, con questa question time abbiamo concluso la seduta di oggi e ci aggiorniamo al giorno 26.